Buonasera a tutti. Siamo tutti. Innanzitutto chiedo alla Monica di venire. Monica? Monica, un applauso a Monica. Benvenuti al terzo evento di quest'anno. Abbiamo fatto questa scelta. Allora, questa serata vorrei che sia sempre un continuo per rispettare i diritti delle donne. Cioè non c'è l'8 marzo, deve essere tutti i giorni, dobbiamo avere attenzione per i diritti. Perché non è un giorno, non devono lasciare indifferenti. Quindi deve essere sempre di più una scelta di vita. Quindi questo, cioè, volevo, anche se non è l'8 marzo, deve essere tutti i giorni, deve essere 8 marzo. E quindi ho chiamato la mia amica Monica, che contribuisce all'organizzazione, a trovare i posti per tutti, perché si sono tutti seduti grazie a lei. Mettendo le porte e qualche servizio, ma lei tutti i meriti. Poi, ovviamente, sono molto contento che anche questa sera sia così, questa presenza vostra che ci fa contenti, il pugno di persone che abbiamo pensato di organizzare, c'era Riccardo, Giovanni, la Monica e gli amici di Cavazzano, Blues, Pietro, Roberto, che sono più avanti, che ci aiutano sempre. È un dovuto ringraziamento all'amministrazione comunale e al sindaco e all'assessore Giusi, e poi anche vieni qua, facciamo un saluto dell'amministrazione comunale. E poi domino la sala Europa, è spettacolo vederla da qua, non ci ho mai pensato di sapere da fare se rimane no vabbè io ho finito, lasciamo venire il messaggio. Ho poco da aggiungere a quello che ha detto Pietro, loro sono bravissimi e questa iniziativa continua a piacere e quindi merito che ha avuto l'idea, grazie a Cavazzana che ci supporta sempre. Ho già sentito anche delle voci, perché continueremo, faranno altre cose, e allora mi raccomando, seguiteci e benvenuti a Pasturana. Mi associo a quello che ha detto Pepi, che l'8 marzo il giorno giallo diventi un anno giallo. Del gruppo. Allora, questa sera suoneranno per noi Alberto Pedrisi, Roberto Paglieri, Irene Burratti. I prossimi appuntamenti si possono prenotare anche sul sito di Cavazzana Blues, e saranno: l'8 aprile a Cavazzana ci sarà Chiara Ragnini, il 16 aprile qui a Pasturana Macaia Parade,
che il 3 maggio al di qua e al di là della musica il titolo, con Andrea Negruzzo, Andrea Emilio, Stefano Resca e la voce sarà di Laura Tartuferi. Buon ascolto a tutti e buona serata. Thank you.
Grazie a tutti, buonasera, benvenuti in questa bellissima sala. Siamo felicissimi di essere qui e di prendere parte in qualche modo, insomma, a questa realtà che comprende sia Pasturana che Cavazzana. Ringraziamo sia appunto gli amici di Pasturana che ci hanno ospitato questa sera splendidamente e anche Roberto di Cavazzana, da cui siamo stati qualche mese fa. Siamo qui per presentarvi questo progetto che stiamo portando in giro da un paio di anni e che rappresenta la nostra visione, il nostro tributo di un grandissimo personaggio della storia del jazz italiano, ma non solo, uno dei più grandi, considerato uno dei più grandi musicisti di jazz anche a livello internazionale. Storicamente ha suonato con i più grandi mai esistiti, e lui era il grande Franco Cerri, con il quale noi abbiamo avuto la fortuna di suonare per tanti anni, e quindi ci siamo presi, diciamo, questa responsabilità, questo onere di portare un po' avanti il suo messaggio musicale, e l'abbiamo fatto analizzando un po' il suo repertorio, che è vastissimo e tra l'altro comprende diversissimi stili musicali, e abbiamo intrapreso questo viaggio della sua musica, che tra l'altro passa dalla registrazione di alcuni piccoli lavori discografici di 5-6 brani l'uno, quelli che oggi vengono chiamati EP. Ne abbiamo già realizzati due e abbiamo cominciato il percorso dalla parte più mainstream della musica di Franco, e quindi abbiamo intitolati Il blues e le canzoni, volume 1, dal quale sono tratti diversi dei brani che suoneremo questa sera. Insomma, quindi abbiamo intrapreso questo viaggio con degli amici, delle persone a me molto care umanamente, ma anche ovviamente musicisti che stimo tantissimo e con i quali abbiamo realizzato tantissima bella musica negli ultimi 20 anni ormai, si può dire. Quindi vi presento subito alla mia sinistra, alla chitarra, Alessandro Usai. Roberto Pallieri, alla batteria. Io sono Alberto Bellisi, all'Antano Evole. Introdurremo un'altra nostra amica che ci aiuterà a compiere questo viaggio. Abbiamo iniziato con una composizione originale, ci saranno sia composizioni del maestro, ma anche una cosa che era molto tipica della sua attività musicale, che era quella di interpretare composizioni di altri grandi compositori, riarmonizzandoli, rimaneggiandoli un po' nel suo stile. E quindi passiamo subito a una canzone italiana molto famosa, che a lui piaceva molto e che ha riarmonizzato appunto alla sua maniera. Il brano si intitola Roma non fa la stupida stasera. Vi ringrazio per essere qui con noi, ringrazio ancora anche la Proloco di Pasturana e tutti gli amici dell'organizzazione, e buon ascolto, buona serata. Thank you.
Thank you.
brani che avete appena ascoltato erano un blues composto dal maestro, che lui amava molto suonarlo, ed è una cosa abbastanza insolita perché lui non amava molto suonare i suoi pezzi, e questo è un brano che è rimasto molto anche nella nostra memoria, quindi abbiamo deciso di inserirlo nel repertorio. Un blues molto particolare perché è fatto con tutta una serie di frasi tipiche del bebop, e Franco le ha messe tutte insieme chiamando questo blues One More Clef Bass, ancora altre 12 battute. Andiamo avanti invece con un'altra composizione non sua, di un artista con cui lui ha collaborato e ha condiviso una grande amicizia. Lui era il grande Toots Thielemans, che è stato autore di alcuni brani molto famosi, uno dei pochissimi esempi di jazzisti europei di quell'epoca che ha avuto un successo internazionale. Poi chiaramente nel tempo ne sono venuti fuori altri, ma all'epoca un belga che fosse, diciamo, inserito nell'ambiente musicale jazzistico internazionale era sicuramente una cosa piuttosto non consueta. E lui ha avuto un grandissimo successo in particolare per questo brano che stiamo per suonarvi, che era un brano molto caro a Franco e che mi dà l'occasione anche di introdurvi un altro argomento, che era il suo grande amore per la musica brasiliana. Infatti questo brano nasceva come un jazz waltz, come un tre quarti, ma Franco l'ha riarrangiato in una modalità completamente diversa, dandogli un andamento bossa nova, che appunto è la musica brasiliana che dagli anni 50 in poi è stato un po' il jazz dei brasiliani, al quale Franco era moltissimo legato. Quindi Bluesetti di Toots Thielemans. Thank you.
questa esperienza, questa avventura, abbiamo diciamo esplorato tutta la discografia di Franco, in particolare Alessandro ha avuto un ruolo speciale in questo perché ha tirato fuori alcuni brani che non erano sicuramente dei più suonati, e in particolare una cosa che ci ha colpito molto e che forse rappresenta un aspetto un po' meno noto della sua musica sono tutte le i brani che lui ha scritto in collaborazione con alcuni dei più grandi parolieri dell'epoca, Alberto Testa, Califano e tanti altri. E quindi ci siamo imbattuti in una serie di canzoni vere e proprie, spesso anche in italiano, e quindi nonostante la sua figura sia sicuramente legata molto alla chitarra, alla musica strumentale, però ci piaceva anche l'idea di affrontare anche questa parte del repertorio, e quindi avevamo bisogno una voce, non c'è stato bisogno di pensarci troppo, quindi abbiamo chiesto subito a una nostra cara amica di partecipare a questo nostro viaggio, ve la presento, è la bravissima Irene Corrado. Yeah.
questo è un bellissimo brano che ti trovo passato di qui. Andiamo avanti con un'altra composizione di colui che è stato lo scopritore e il mentore di Franco, così come Franco a sua volta è stato scopritore e mentore di tantissimi talenti del jazz italiano, solo per citarne alcuni, Dado Moroni, Tullio Del Piscopo, Gianluigi Trovesi e tantissimi altri. E nel nostro piccolo anche noi rappresentiamo un po' un vivaio della scuola di Franco, perché lui ci ha cresciuto e ci ha preso al suo fianco quando eravamo veramente molto giovani e anche molto inesperti, però ha creduto, diciamo, nella nostra crescita, quindi siamo felicissimi di poter portare avanti il suo messaggio. E appunto il suo mentore a sua volta era stato un personaggio fondamentale nella storia della musica italiana, che era il grande Gordy Kramer, che all'epoca ha scritto tantissime canzoni famosissime, ha portato il jazz in televisione ed è stato veramente uno dei pionieri del jazz in Europa, con la sua fisarmonica, che insomma era uno strumento anche sicuramente non proprio consueto per il jazz, però lui ha saputo dargli una voce veramente particolare. E uno dei brani forse più celebri di Gordy Kramer è sicuramente Donna, e noi ve lo riproponiamo con questo arrangiamento che io avevo registrato con Franco e che non è mai stato pubblicato, allora ci tenevo molto comunque, diciamo, a portarlo in giro, e l'ho riproposto in questa formazione. Donna, Gordy Kramer. Thank you.
Grazie, Giorgio, Giorgio Carlo, Irene Burratti. Brava! Adesso vorremmo portarvi un'altra bellissima ballad, sempre in italiano, che insomma è una cosa che poi nel jazz non è che si usi così tanto, insomma, la nostra lingua, quindi ci piaceva anche dare questa connotazione un po' più nostra. Questo è un altro bellissimo brano. Questo di Calabrese, un altro grande paroliere dell'epoca, e il brano secondo me è veramente uno dei più belli, delle più belle ballade che ho mai sentito, si intitola Racconto. Racconto. Thank you.
Thank you.
Della prima ora, diciamo, della prima generazione di jazzisti italiani, di cui Franco era assolutamente uno dei rappresentanti maggiori, e questo brano era uno dei suoi standard preferiti, quindi anche se non è un suo brano e non è neanche, diciamo, un suo arrangiamento particolare, volevamo inserirlo perché ci ricorda proprio la sua presenza. E invece adesso vorremmo proporvi un brano un po' diverso, che rappresenta un po' una versione un po' più moderna della musica di Franco. È un brano che noi abbiamo trattato in una maniera un po' più contemporanea e si intitola From Boss to Feet, che letteralmente significa da capo a piedi, anche se ovviamente non si dice così, ma questa era anche una delle caratteristiche di Franco, che amava giocare molto con le parole. Quindi From Boss to Feet, Franco Cervi. Thank you.
Thank you.
brano intitolato Bye Bye Baby, un vecchissimo standard, un arrangiamento esattamente non di Franco, che però lui suonava sempre, quindi era molto affezionato a questo arrangiamento scritto da Mike Melillo, un pianista americano che ha vissuto tanti anni in Italia, e insomma ci piaceva molto questo arrangiamento e mi ricorda moltissimo Franco, quindi ci piaceva inserirlo. Adesso ci siamo arrivati alla conclusione, quindi prima dell'ultimo brano vi ripresento ancora i miei fantastici compagni di viaggio, alla chitarra, Alessandro Luzzaro. Grazie anche alla finita voce di Michele Burrassi. Io sono Alberto Burrisi, vi ringrazio per essere stati con noi fino alla fine, ringrazio loro per essere stati con me fino alla fine. Vi salutiamo con un ultimo brano molto allegro che però per rispettare la sua solita ironia è stato intitolato Romantico, anche se è un brano molto vivace, quindi vi salutiamo con questo Rhythm Changes. Caro Franco. Thank you.
fatto notare. Grazie mille, grazie a tutti per essere stati con noi. Grazie a tutti per essere stati con noi. Grazie a tutti. Che trovate di sopra, intitolato Un filo di perle di Serena Tirso. Siseo, scusate, sono cercato. Un piccolo brano tratto dal libro che vi leggerà Irene, e poi vi suoniamo una bellissima canzone intitolata Stazione Termini. C'era una volta una ragazza, sola in mezzo al deserto. Era notte, ma il cielo sgombro di nubi permetteva alla luce delle stelle e della luna di illuminare la distesa sconfinata di sabbia dorata. La ragazza sedette su una duna e iniziò a cantare. Cantava del suo sogno d'amore, dell'uomo che avrebbe amato per tutta la vita e che l'avrebbe resa felice, di come le avrebbe sorriso vedendola per la prima volta. La sua voce di velluto fece volare le note, il sogno fino in cielo. Sola, in mezzo al deserto, cantò per l'eternità, per le stelle, per gli angeli, aspettando invano di vedere comparire il suo amore tra le dune sabbiose. E alla nome di Pastorana volevo dedicare questa serata al nostro amico Roberto. Thank you.
Grazie mille per essere stati con noi. Buonanotte, stavolta davvero.